Ben ritrovati cari amici telespettatori di Fano TV. Oggi siamo presso l'Istituto Statale Comprensivo Binotti di Pergola, dove tra qualche minuto cominceranno i festeggiamenti per la cerimonia della festa dell'orto biologico. E proprio in questa scuola studenti e studentesse curano e coltivano un pezzo di campo offerto da messo a disposizione dal comune di Pergola e i prodotti arrivano direttamente sulla mensa scolastica. Quest'anno ci sarà una novità, andiamola a scoprire insieme. Stati 3 anni molto difficili, quelli passati, e come è stato detto i bambini non sono stati fermi, i bambini sono in continuo fermento. Questo passato, ancorché doloroso, però ha comunque garantito a tutti un pensiero, ha offerto a tutti un pensiero che attraverso un passato così doloroso che ha accomunato tutti quanti, tutta l'umanità, si possa davvero rappresentare un futuro, perché questa esperienza è di per sé un'esperienza che è corale. Grande giorno di festa oggi per l'Istituto Comprensivo. Qual è il successo di questo grande progetto che non è solamente a livello educativo ma abbraccia 360 gradi più svariati settori? Dunque, intanto è un progetto in cui assoluti protagonisti sono i bambini che si sono resi attivi in questo contesto, in particolare acquisendo il ruolo di custodi del seme. Questo deriva da un'esperienza ormai pluriennale in cui anche gli insegnanti si sono documentati, hanno avuto diverse esperienze, ma in questo modo i bambini veramente hanno acquisito un ruolo ancor più attivo, in quanto ereditando un messaggio molto importante dai nostri padri, hanno inteso recuperare un seme e rendersene custodi per poi riconsegnarlo alla comunità in modo tale da dare l'identità di un territorio e anche un'opportunità per riconoscersi con la comunità più ampia locale. È un progetto che nasce in un contesto di ampia coralità, i cui protagonisti sono sì bambini, ma di cui si sono presi cura tanti adulti che sono sì gli educatori della scuola, ma anche tanti altri esperti e associazioni ed enti, e non ultimo il comune, che riconoscono in questa esperienza veramente una grande opportunità per fare della scuola un agente di cambiamento per un futuro, per consegnare all'umanità una speranza concreta attraverso la quale veramente si può continuare a sognare ad occhi aperti. Questo progetto è diventata meta turistica anche di molti curiosi. Potrebbe essere un progetto pilota per l'Italia e anche in Europa? Sì, indubbiamente è un auspicio in questo, ma abbiamo percorso una strada molto importante uscendo dal nostro piccolo, anche con tutti i riconoscimenti a livello regionale e anche nazionale. Diventare un progetto pilota, forse lo siamo già un progetto pilota, dovremmo indubbiamente cercare di condividerlo con la maggior parte delle altre comunità, perché veramente rappresenta una grande opportunità per tutta la società, devo dire, di far crescere i nostri ragazzi nella consapevolezza della piena interazione tra noi e l'ambiente, dell'importanza anche di conoscerlo, di approfondire e di rispettarne i tempi e le attese che il contesto poi ci richiede.
Siamo in compagnia della sindaca di Pergola, Simona Guidarelli. Sindaca, oggi è una giornata di festa per la città di Pergola. Sì, sicuramente è una festa importante per un progetto davvero importante che Pergola va avanti da tantissimi anni e quindi un ringraziamento da parte mia è doveroso a tutti coloro che si sono prodigati nel corso di questi anni, le insegnanti, i ragazzi stessi, i bambini stessi, gli esperti, che gli agricoltori che hanno seguito il progetto veramente da tanti anni, perché è un'esperienza molto molto importante per i ragazzi ma per tutta la comunità. È molto bella anche questa integrazione che oggi abbiamo visto concretizzarsi ancora di più tra la comunità appunto e la scuola, tra gli agricoltori e i bambini in questo caso. Quindi veramente da parte mia un grande ringraziamento. E questo ottimo lavoro è diventato anche meta turistica di molti visitatori curiosi. Qual è il segreto della riuscita di questo progetto? Beh, questo progetto è riuscito bene sicuramente per il tanto impegno che c'è stato da parte delle insegnanti, di tutto coloro che le hanno seguito, e dà modo ai bambini di toccare con mano, di fare un'esperienza veramente diretta, in prima persona. E questo credo che sia importante. Al di là dell'aspetto dei prodotti, della genuinità dei prodotti, dell'ambiente, del contatto con la natura, ma anche perché i bambini così si avvicinano a un qualcosa che ha i suoi tempi, imparano anche a prendersi cura di qualcosa, a seguire i tempi della natura e ad avere anche pazienza per poi raggiungere risultati importanti. Quindi tutti questi fattori insieme credo che abbiano portato alla buona riuscita, all'ottima riuscita di questo progetto che tutti noi sosteniamo e ci auguriamo possa crescere ancora. Pomodoro pendolino. Marchigiano. Quant'acqua hanno bisogno questi pomodori? Ogni settimana. D'estate un po' di più o una volta a settimana anche d'estate? Un po' di più. E come si tolgono le erbacce? Vogliamo dirlo anche agli altri, così fanno un ottimo lavoro? Vai. Si devono strappare dalla terra. Sì. Allora, qui ci troviamo dietro un campo di? Fagioli. Raccontiamo un po' come è andato questo lavoro per la semina del fagiolo. I fagioli sono della famiglia delle fabacee, è molto nutriente e sono delle leguminose come ceci, fave e piselli. È un alimento molto rifugnante, ha una capacità di fissare l'azoto nell'aria grazie ai batteri nelle radici. Ma voi li mangiate i fagioli? Sì. Vi piacciono? Io non li ho mai mangiati. E cominciamo adesso? Non li ho mai mangiati neanche io. E adesso cominciamo, sì, che dite? Sì. Come li vogliamo mangiare quest'estate? Diamo qualche ricetta con i fagioli. Allora, per seminare i fagioli c'è un detto che tocca piantarli entro i 100 giorni nell'anno, che sarebbero gennaio, febbraio, marzo e aprile. Si mettono 5-6 semini per ogni buchetta. Distanze di 15-20 cm. Abbiamo piantato i dall'occhio, i borlotti, le monachelle, i bianchini e i rossini. I rossini vengono dall'America dopo la scoperta di Cristoforo Colombo e si sono adattati in Europa. Hanno conquistato gli europei con il loro sapore. Allora, io che non sono un agricoltore, che consiglio mi potete dare per iniziare a fare questo lavoro? Allora, ci vuole tanta passione per coltivare i fagioli ed ci vuole anche l'acqua. Quanta acqua ci vuole per? Però poca, perché non le dobbiamo affogare. Ok. Poca acqua e per alcuni giorni tocca mettere del concime. Sì. Naturale? Sì. Sì. Tutto naturale, sì, vero? Sì. Bene. Quanto dobbiamo aspettare adesso perché vengono fuori? Fino all'autunno. La CIA a supporto e a sostegno di un progetto così importante. Sì, la CIA fin dall'inizio ha sostenuto questo progetto economicamente. Partiamo dai bambini, partiamo dall'educazione alimentare a scuola, anzi, prima ancora, partiamo dall'agricoltura. Facciamo vedere e insegniamo ai bambini da dove nascono le materie prime. Ed è una cosa bellissima, ma oggi, in questa splendida
giornata in questa splendida location della scuola di Pergola. Abbiamo fatto il passaggio di testimone dai bambini ai nostri agricoltori, cioè i bambini hanno consegnato agli agricoltori della CIA il seme per poterlo coltivare e quindi riprodurlo e far sì che poi venga nelle nostre tavole, nei nostri mercati. Ed è una cosa non scontata, cioè è una cosa bellissima. Allora, c'è una novità nell'orto quest'anno, di che cosa ci volete far scoprire? Che novità abbiamo? Questo guado. Questa è una pianta tintoria che abbiamo piantato. Ne avevamo piantate tre, ma è l'unica che è resistita. E questa si chiama il guado e ne avevamo altre due, reseda e versicaria, che purtroppo non sono riuscite a crescere. E questi ultimi giorni abbiamo fatto un lavoretto in classe dove le nostre maestre hanno raccolto le foglie e ce le hanno portate e ci hanno fatto vedere come si toglieva il colore, come si usava. Si parla più spesso di educazione alimentare. Quanto è importante e quali sono i vostri progetti in base a questa tendenza di riportare un'educazione alimentare partendo dai bambini? Sì, questa cosa dell'educazione alimentare ci fa molto piacere perché oggi ne sentiamo parlare anche a livello nazionale, quindi è una cosa sulla quale la CIA, prima la provincia di Pesaro Urbino, ma la CIA regionale, ha sempre puntato e ha sempre cercato di sviluppare progetti per portare quella che è la conoscenza alimentare all'interno delle scuole. Come dicevo prima anche nell'intervento e nel saluto, ormai è dal 2008 che CIA è all'interno della scuola di Pergola con un orto biologico seguito e finanziato all'inizio, almeno all'inizio, da CIA. Dietro questa cosa che ha avuto molto successo e ha portato in evidenza alla politica questa splendida realtà, è stata fatta una legge che diceva di portare almeno un'ora o due ore di educazione alimentare all'interno della scuola. Purtroppo la legge è ferma in regione, nessuno la presenta, è già pronta, bella, fatta, solo da portare a votazione. Quindi speriamo, lanciamo questo nuovo messaggio dopo questi 2-3 anni di stop col Covid, che venga ripresa in mano, anche perché il Covid ci ha fatto capire che l'importanza di quello che è l'agroalimentare anche territoriale. Quindi speriamo, ci proviamo, noi ci lavoriamo. Ormai, come dicevo prima, sono 15 anni che ci stiamo dietro, ci stiamo lavorando e non ci arrendiamo, continuiamo. Sono in compagnia di Anna e Elettra, due custodi agricoltori. Ma cosa significa essere custodi di agricoltori? Significa che noi continuiamo a piantare il seme del mais quarantino e non lo facciamo estinguere, perché è un mais antico delle nostre terre. Dobbiamo salvaguardarlo, si perde questa specie di mais, che comunque è molto importante, anche perché poi fa una buona polenta. E io, se volessi diventare un custode agricoltore, qual è il tanto impegno, tanta passione? E poi intanto devi dirlo alla Regione Marche, che ti dicono se ti trovi davanti al mais quarantino oppure no. Non bisogna neanche usare i veleni e i pesticidi, che infatti ci auguriamo che gli agricoltori che oggi abbiamo dato i semi, speriamo che non li usino, i veleni e i pesticidi. Niente, io allora vado a iscrivermi e vediamo se riesco a diventare anch'io agricoltore e custode. Grazie per i consigli. Federica, referente di questo progetto, da quanti anni è questo progetto dell'orto a Pergola? Da tantissimi anni. Se noi pensiamo alle prime esperienze, andiamo oltre i 25 anni ormai. E addirittura le prime volte noi coltivavamo questa striscetta di terra qui che vedete qui di fianco. Invece l'orto, come lo vedete adesso, questo è il 16° anno ininterrotto. Quindi
un progetto che dura 16 anni, insomma, è notevole per una scuola, ecco. Qual è la riuscita di un progetto di lunga data? Qual è il segreto? Il segreto è intanto la collaborazione. Questo è un progetto che da soli non si fa. È un progetto che non chiude il 30 di giugno con la scuola, ma c'è gente che ha voglia di portarla avanti d'estate, che è venuta a innaffiare, che viene a raccogliere con i bambini anche in estate. È un progetto che per riuscire ha bisogno di una dirigenza che ci crede forte. Noi fino adesso abbiamo sempre avuto dirigenti molto sensibili da questo punto di vista. E un agricoltore che ci segue da sempre, quindi ci dà tutte le dritte del caso. E poi le famiglie che lo vogliono fortemente. Noi fino a pochi anni fa tutto quello che si produceva qui nell'orto andava a finire nella mensa. E quindi incrementavamo la produzione di cose che andassero, di verdure che andassero bene per la mensa. E poi abbiamo voluto dare un po' una svolta a questa cosa, insomma. Ecco, e adesso il fatto di essere diventati agricoltori custodi di questo mais è veramente un modo per aprirci al territorio, no? Si parla sempre di scuole che si aprono al territorio, questo veramente può essere un punto di partenza in cui la scuola fa da capofila e sulla base di questo penso che si possa costruire anche un'economia, appunto, che valorizzi i prodotti locali, senza dimenticare che noi, questo è un orto biologico, certificato biologico, quindi anche una sorta di diffusione delle buone pratiche, no? Provare a divulgare questo modo di rispettoso di coltivare la terra. Okay. E dentro questa cucina ci sono dei semi misti. Sì. Dei semi misti e qua dentro ci sono le istruzioni. Okay. Questi, caso te, questi qua, tu con questi materiali qua potrai fare una bomba di seme. Che sarebbe questa qui? Esatto. Bellissima. Poi lasceranno le piantine. Parliamo sempre più spesso di agricoltura biologica, ma qual è l'idem sentire affinché si possa chiamare tale? L'agricoltura biologica è una bellissima cosa. Innanzitutto bisogna considerare l'agricoltura biologica come il rispetto per l'agricoltura. Poi dopo c'è il mondo in mezzo. Quindi avere rispetto per l'ambiente, rispetto per la terra, per l'acqua, per ogni cosa. Qui in questo istituto abbiamo avuto un esempio eclatante dove i bambini iniziano a giocare a modo loro con il terreno, con le piante, vedono come crescono, come si focalizza l'ecosistema e da dove deriva il nutrimento, il nostro nutrimento e la nostra sostenibilità. Quindi, agricoltura biologica o agricoltura in sé per sé è rispetto per l'ambiente, guardare tutto ciò che è inerente ad esso. L'insegnamento, la grandezza dei bambini, una cosa così emozionante per loro gli resterà per tutta la vita e sicuramente porteranno un grandissimo esempio in famiglia, ai genitori e un domani ai loro figli. Quindi è fondamentale questa cosa. Si parte dalla scuola, ma c'è bisogno di gran sostegno delle famiglie, della comunità e delle istituzioni. Sì, sì, perché per il bambino, per il ragazzo, il genitore è l'eroe. Quindi l'insegnamento parte sempre dal genitore. Il bambino osserva il genitore, osserva l'insegnante ed è come una spugna che apprende e a sua volta si comporterà inconsapevolmente allo stesso modo. Luca, dai banchi di questa scuola a una cattedra, a un'università e un lavoro con le mani nella terra. Giusto, dai, è stato bello oggi tornare qui perché in realtà noi siamo partiti con questo progetto insieme al mitico Paolo una quindicina, 16 anni fa e diciamo è stato il primo seme messo in terra e poi da lì è sbocciata una passione, anzi anche grazie insomma ai nonni e all'azienda di famiglia che già avevamo. Oggi porto avanti con tanti sacrifici l'azienda agricola di famiglia e nel frattempo ho potuto studiare, ringraziando anche i miei genitori per questo, e svolgo anche un lavoro come agronomo presso una grande azienda locale, quindi diciamo ecco, l'agricoltura toccata con mano è vissuta anche poi nel mondo agricolo, quello grande diciamo. Un messaggio per dare ai giovani e ai tuoi coetanei oggi? Ma oggi credo, no, che sia la partenza di un qualcosa di nuovo e di un qualcosa di più, che siamo a Pergola, siamo in un paese piccolo, ma forse un seme può nascere anche qui e potremo fare qualcosa di più tutti quanti per non abbandonare, non andare tutti a lavorare poi in città o insomma nelle grandi aziende fuori.
Paolo, sicuramente sei insieme all'orto il protagonista indiscusso di questa giornata, perché è una standing ovation, un'acclamazione da parte di tutti questi bambini. Ma qual è il tuo segreto con questi bambini, Paolo? Svelacelo. Forse perché sono piccolo come loro, non lo so, sarà per questo. Comunque a me piacciono i bambini e evidentemente la simpatia è reciproca. Io sono la parte tecnica, quella pratica. In realtà sono le maestre di questo istituto che sono estremamente professionali. La parte pratica, che cosa intendi? Che cosa hai dato a questi bambini per questo progetto? Andiamo un po' più allo specifico. Abbiamo costruito una micro azienda agricola biologica certificata, cioè abbiamo suddiviso l'appezzamento principale in diversi appezzamenti, così per poter applicare meglio le rotazioni culturali, l'avvicendamento delle culture tra loro nei vari campi. Agricoltura a piccola scala, cosa intendi, Paolo? L'agricoltura su piccola scala si intende qualcosa di un po' fuori dalla regola, perché in realtà non viene insegnata nelle scuole d'agraria. L'agricoltura su piccola scala intende quella che peraltro è quella principale nel mondo, cioè l'agricoltura familiare, quella in cui l'agricoltura è molto diversificata perché ha come base l'autosufficienza, il sostentamento proprio familiare. Ed è l'agricoltura peraltro che produce il 70% del cibo al mondo, perciò solo il 30% proviene dalla filiera industriale. Questa è una cosa che non si sa di solito, ma sono le ricerche della FAO, insomma dell'ONU, che ce lo dicono. E a livello normativo, l'agricoltura biologica necessita di un sistema normativo diverso della grande produzione dell'agricoltura? Assolutamente sì, è una domanda molto specifica, perché la PAC, la Politica Agricola Comune, promuove un'agricoltura di grandi dimensioni, perché il contributo viene dato a ettaro, e questa è una cosa che crea molti problemi. Noi invece, per la tutela del territorio, per il presidio del territorio, avremo bisogno invece proprio di un sostegno a questa piccola agricoltura diversificata, in modo che ci sia tanti più agricoltori che poi fanno, vivendo il territorio, lo gestiscono e lo tutelano. È molto importante questo passaggio, ma ci sarebbe bisogno, credo, di una grande riforma, una riforma sostanziale. Per diventare custodi agricoltori, qual è lo step? Possiamo esserlo tutti? Possiamo esserlo tutti. Una volta individuata la varietà in via di estinzione, perché magari qualche anziano la piantava, continua a piantarla e se ne perde la coltivazione, perché generalmente le varietà moderne hanno anche caratteristiche positive, cioè sono più producono di più, sono più resistenti ai parassiti, perciò sono state studiate per delle positività, insomma, ma spesso perdono di gusto, cioè le proprietà organolettiche vengono meno, sì, capito? E perciò è importante, una volta trovata questa varietà, vedere se vale la pena. Cioè il mais quarantino fa una polenta buonissima, questo è il punto. E come il pomodoro pendolino marchigiano, come tutte le coltivazioni, vale la pena mantenerle. Sono risorse genetiche che sarebbero in via di estinzione. E anche purtroppo a causa di questo modello di agricoltura industriale, un modello di agricoltura che non promuove queste coltivazioni. Che cos'è la biodiversità agraria nelle Marche? Allora, la biodiversità, lo dice la parola stessa, è un paniere di diversità biologica che è presente in tutto il panorama naturale mondiale. La Regione Marche in questo caso tutela la biodiversità agraria, agroalimentare, quindi parliamo di tutte quelle varietà, razze che erano diffuse nella nostra regione un tempo, venivano coltivate e allevate e ahimè oggi sono a rischio di scomparsa, di erosione genetica, e quindi questa legge serve proprio per recuperare, catalogare tutto quello che è possibile ancora ritrovare, sia come risorsa genetica ma anche come storia, come racconti che gli anziani agricoltori possono ancora farci. E noi cerchiamo di recuperarle e ricoltivarle nei territori, riappropriarci dei territori e veicolare anche quella che è la tradizione legata a queste varietà locali.
qua a Pergola è stato molto facile perché c'era già una struttura ben elaborata e importante, per cui ragionare e far conoscere all'interno dell'orto quali possono essere le varietà, i semi delle varietà, e siamo arrivati proprio a costruire insieme a loro l'iscrizione di una cessione che è quella del mais quarantino, e loro proprio oggi diventano agricoltori custodi di quella varietà. Il cibo è cultura. Qual è il segreto per custodire al meglio questo gran dono? Bisogna fare una rete sinergica, quindi noi cerchiamo, a partire appunto dalle risorse, magari anche con i vari attori che ci interessano, di intessere quelli che abbiamo definito itinerari della biodiversità nel territorio, perché all'interno di, intorno ad ogni risorsa poi si costruisce quella che si definisce comunità del cibo. Ed è importantissima farla funzionare, quindi sicuramente l'azienda, l'agricoltore custode, il trasformatore, ma anche tutte le risorse di ristorazione che ci sono nel territorio, per cui anche un qualsiasi chef o cuoco o agriturismo può sicuramente veicolare con dei piatti della tradizione i prodotti del territorio, quindi mangiando si conoscono anche le storie dei prodotti e del territorio stesso. C'è possibilità di leggere tutto questo in un libro? In un libro che è il repertorio della biodiversità, dove andiamo appunto, è il registro in cui scriviamo tutte le varietà. Consiglio anche di visitare il portale dei custodi della biodiversità e i canali social della biodiversità agraria AMAP, dove appunto aggiorniamo su tutto quello che stiamo facendo e tutte le attività che ruotano intorno alla biodiversità. Il portale è un modo per raggiungere, per percorrere quegli itinerari di cui parlavo prima e quindi andare a visitare direttamente in situ, come si dice in gergo tecnico, le aziende e quindi sentire da loro la storia e gustare appunto i vari prodotti. Si è appena conclusa la festa per la cerimonia dell'orto biologico e la consegna dei semi agli agricoltori custodi, e dalla quarta A è tutto, un saluto a Fano TV dai nuovi agricoltori dei custodi. Ciao! Ciao!